Ciao, questa è Sisal Match Point e questa invece è Liberi Nantes, una squadra davvero speciale. Liberi Nantes è l'unica associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dall'UNHCR. Dal 2007 offre la possibilità a rifugiati e richiedenti asilo di praticare sport. Come potevamo non dargli una mano? Per questo Sisal Match Point ha lanciato l'iniziativa Oltre il Gioco con gli amici di Roma Cares, organizzando una partita benefica di raccolta fondi con i Roma Legends. Non male come inizio, no? Ma non bastava. Per questo hanno chiamato me, Pardo, e io ho chiamato tutti. Amici miei, come state? Vi ricordate Liberi Nantes? Bene, abbiamo deciso di dargli una mano con un'iniziativa clamorosa che si chiama Pardo Non Perde. Ho lanciato l'hashtag Pardo Non Perde col cancelletto, ho chiamato amici e influencer e ho coinvolto tutta la community di Sisal Match Point sui principali social network, Twitter, Facebook e Instagram, a darmi le loro dritte sui pronostici. Ogni settimana giocavo e quello che vincevo, quando vincevo, andava tutto per Liberi Nantes. Amici, Pardo Non Perde è vero, perché abbiamo già vinto con la prima scommessa che ho fatto io non so come ho fatto a vincere. Abbiamo vinto 731 euro. Io con i Liberi Nantes ci ho persino giocato, più o meno. 10 minuti, faccio 10 minuti di qualità, ho personalità, comunque posso sistemare delle situazioni. Ma me la levo già, che non è un problema. Sono arrivati migliaia di suggerimenti e tanti di quei post sui social che avremmo potuto riempirci una porta. Insomma, se ne è parlato. E come se ne è parlato. Così Sisal Match Point ha dato a Liberi Nantes tutto ciò che serviva, ad esempio l'impianto di irrigazione, l'impianto elettrico, un nuovo dispositivo di sicurezza e tutto il resto. Perché il gioco di squadra vince sempre e Pardo Non Perde, dicono. Facciamo! Ammazza! Facciamo! 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 Ammazza! Facciamo! Ammazza!